Quando andai da Murer a imparare qualcosina di scultura, che era il più grande, mi disse prima di disegnare, devi imparare a fare la punta nella matita, perché stavo provando a disegnare con un mozzicone senza punta. Ora io riprendo il suo insegnamento e dico, prima di scolpire bisogna imparare ad affilarsi gli attrezzi, che non è difficile, è solo un po' di pratica, come guidare l'auto. Quindi ci sono vari tipi di mole, questa qui lavora sul lato, questa è acqua, che sono le migliori, la mola acqua. Poi ci sono altre varie mole che oggi si usano molto, però queste bisogna stare attento che di non calcare troppo l'utensile, se no perde la tempra. Io preferisco di gran lunga quelle ad acqua. Si appoggia l'attrezzo all'inclinatura giusta e si fa un lavoro questo è uno scalpello piatto, si fa questo lavoro perché ovviamente scolpendo si sbrecciano, possono avere dei nodi, il fino cembro che rovina un po' il filo, e allora bisogna passarle in questo modo fino a che, e questo è importante, sul bordo del filo si forma una quasi invisibile una bava, che sarebbe il filo morto, quello da togliere. Una volta avuta questa bava, che è quasi invisibile, si passa a questa mola qui, che non è altro che una mola di tela con dell'abrasivo, vi si dà un po' di questo abrasivo, e questa mola serve a togliere quella bavetta che abbiamo detto prima, sempre premendo abbastanza ma non esagerando per non scaldare l'acciaio e quindi fargli perdere la tempra. Quando si guarda contro luce e si vede che non c'è più, si spegne la mola, e questo è il risultato. Un rasoio. Gli attrezzi devono tagliare, perché quando si scolpisce, se invece che tagliare l'attrezzo mastica il legno e non c'è gusto a lavorare, ci si avvilisce, il legno va rasoiato, non masticato, quello lo fanno i castori. Quindi prima imparare a filare l'attrezzo. Con una mola semplice, non costano neanche tanto, accessibilissime. Avere una ventina di attrezzi, ma anche 15 di varie curvature, un po' partire sempre con legni teneri e anche usare anche sempre quello, il pino cembro, il legno di cirmolo. E poi cominciare a fare l'ovale, un uovo. Adolfo Wild, forse il più grande, che oso paragonare a forse supera Michelangelo come raffinatezza, insegnava ai suoi allievi a fare un uovo la prima volta. Poi dall'uovo si toglie questi lati e viene la costa per fare il naso. Poi si fa un taglio e abbiamo già un naso. Pensate a Modigliani, non serve fare, ma è importante divertirsi. Avere la gioia di vedere da un pezzo di legno in forme, tac, qualcuno che ti guarda. Quella per me è la più grande gioia.